Camminiamo. Ci vediamo con i morti. Ciao. Tu mi vuoi portare le foglie. Buonasera a tutti, ragazzi. Bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Eh sì, siamo ancora qui a Parigi. In questo video vi faremo vedere tutti dietro le quinte di questo viaggio a Parigi. E perciò tutte le cose che non siamo riusciti a mettere nelle altre video. Non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, perché sono successe veramente troppe cose. Quindi iniziamo subito. In Luvia siamo appena stati alla Reggia di Versailles. E adesso andiamo alla Défense per la felicità di Dani, perché oggi non abbiamo camminato abbastanza. No, solo 20 km. Secondo voi in che posizione abbiamo messo Versailles? Andatelo a scoprire nel video della top 10 di Parigi che abbiamo fatto. Adesso la lasciamo lì e noi andiamo via. Dani! Grazie! Ragazzi, non pensavo, ma c'è l'Arco di Trionfo moderno. E sto robone qua è enorme. Qua c'è anche un pollice gigante, adesso ve lo facciamo vedere. Adesso si va da Louis Vuitton Foundation. Dani ha scoperto che dobbiamo fare un altro chilometro a piedi. Per, oddio, la bici. Per arrivare, oddio la macchina. Per arrivare al Foundation of Louis Vuitton. Ragazzi, piove e siamo qua al Louvre. E Dani è arrabbiata stranamente. No, perché c'è tanto questa pioggia. Siamo in fila per il museo del Louvre e Dani mi ha dato il suo capaway. Grazie Dani. Ragazzi, abbiamo visto la Mona Lisa, abbiamo visto tutto. Abbiamo ancora un'ora di tempo e inizia la caccia del tesoro per il codice di Hammurabi. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ragazzi, siamo tornati indietro per uscire. Poi abbiamo scoperto che dovevamo... Non è per noi, non è per noi l'ascensore. Non funziona se... Oh. Dio santo, è impossibile trovare questo codice. È questo qua e noi stavamo girando a vuoto da 2 ore, Dio santo. Però Dani dice che non è questo, ma portalo. È questo. Dani è sempre arrabbiata, adesso stiamo andando a Place Vendôme dove c'è l'Hotel Ritz, che è il più prestigioso di Parigi e di tutta la Francia. E Dani è arrabbiata perché, cioè, non camminiamo mai. Per una volta che camminiamo... Siamo qua nella fatidica piazza in cui è stata girata la serie di Lupin è quell'hotel più aristocratico di Parigi. Ragazzi, siamo talmente disperati che Dani è in questa situazione qua. Dani, sei fusa. È andata persa. Ragazzi, ci siamo svegliati col sole, con la Tour Eiffel. Adesso andremo nella tomba di Napoleone. Ma ragazzi, non ci sarà tutta, ma buona parte. Che battuta di me. Adesso c'è la sorpresa per Dani. Non mi vale dire. Non vi ho detto niente neanche a voi, quindi sarà una sorpresa anche per voi. Montparnasse, bienvenue. Quindi Dani, cosa facciamo adesso? Andiamo a mangiare. Secondo lei, andiamo a mangiare. Cosa hai scoperto, Dani? Dobbiamo fare il tour. Secondo lei dobbiamo fare il tour, vediamo se è vero. Oh madonna, cosa sarà? Ecco il tour. Dani, tour in francese significa torre. Tour Montparnasse. Dani, sono ben 200 metri. No, io ho paura. Sì, sì. Da qua si vede il miglior paesaggio della città. Oddio, no. No, è vero, è vero. È il miglior posto per fare foto, video, quello che vuoi. Sì, ho capito, ma... Saliamo, no, facciamo un tour, no? Un tour. Raga, siamo dentro l'ascensore, dobbiamo fare 56 piani per arrivare fino in cima. Sei pronta, Dani? No, io mi sento già morire. Questo qua, ragazzi, è un visore che vi racconta un minimo la storia di Parigi, veramente interessante. Dani, sei pronta per andare sulla terrazza? No. Ragazzi, stiamo scendendo dalla torre. Dani, considerazioni finali, ti è piaciuto? Adesso andiamo nelle catacombe di Parigi, che sono la necropoli più grande del mondo. 6 milioni di morti. Di scheletri. Cadiamo? Oh. Ci vediamo con i morti. Ciao. Ragazzi, madonna, è lunghissima sta galleria. Non fa per me, ragazzi. Bellissimo. Non fa per me. Dai, veloce. Dai. Veloce.
Dio santo ragazzi, tra 20 minuti abbiamo prenotato la Torre Eiffel e noi siamo in un posto che non sappiamo neanche dove siamo, perché siamo andati a prendere il Too Good To Go. Tra l'altro abbiamo mangiato anche un'altra volta il Too Good To Go, uscirà uno short su YouTube, reel e bla bla bla. Ci è andato sta roba qua, che sono salamini, robe, ci sono anche prugne, tipo, non so. Dani, assaggia. Ehi, tutto lei? Andiamo che c'è l'autobus. Ok, siamo saliti ragazzi, finiamo questa roba in tempo e poi saliamo sulla Torre Eiffel. Ragazzi, voglio assaggiarlo con la pesca, vediamo com'è. Qua in Francia abbinano spesso dolce e salato, a me non piace tanto come abbinamento, comunque è costato 4 euro, ci può stare. Adesso il nostro obiettivo però è arrivare in tempo alla Torre Eiffel. Ci mancava solo la corsa, vero Danny? Mancano solo 6 minuti per fortuna. Ah, boh. Pronto Danny? Muoio. Danny, bello, vero? No. Siamo a metà Danny. Tira un vento della madonna. Però la vista è pazzesca. Ragazzi, siamo qui della casa storta. Come Franci. Sì, perché mi hai mangiato la brioche, mi hai rubato tutto. Guarda cosa mi hai fatto qua. Mi hai morsicato. No. Mi raccomando, abbiamo fatto un video dei dolci qui a Parigi, quindi andatevelo a vedere. Raga, abbiamo deciso di regalarci a vicenda un regalo della vacanza. Io gli ho regalato un portafoglio con la Torre Eiffel davanti, che sicuramente le piacerà. Vediamo cosa mi ha regalato lei. Gli ho preso un portachiavi con la scarpina di Parigi e poi gli ho preso una tovaglietta dove per far colazione di Parigi sempre, ed è bellissimo. Adesso siamo nel muro dei ti amo. Franci, sveglia, siamo arrivati. Sono... Dani, sei contenta? No. Perché? Perché tu mi vuoi portare le foglie. Ragazzi, siamo dentro il Pantheon, stiamo morendo di sonno. Adesso io salirò, Dani non ha voglia di salire, quindi... Buonanotte, io vado a dormire in un muretto. Dani deve trovarmi, io vado su. Ti trovo. Sì. Ragazzi, è arrivato il momento dell'ultima sorpresa. Danny è diventato ufficialmente un salamino. Siamo in uscita dal ristorante Bouillon Chartier, in cui ho bevuto la sangria, quindi se vi siete persi il video andatevelo subito a recuperare. Adesso andiamo alla sorpresa. Stiamo tornando sulla Tour Montparnasse, ma di notte. Contenta Danny? Così vediamo tutta la città di notte per l'ultima volta. Bellissimo anche di notte, se volete potete vederlo nel video delle top 10 cose da vedere a Parigi. Adesso andiamo a vedere il Moulin Rouge di notte e a salutare la Tour Eiffel per l'ultima volta. Bene ragazzi, questo era l'ultimo video registrato qui a Parigi. Se volete un ultimissimo video in cui vi facciamo le nostre considerazioni finali del viaggio, vi diamo consigli utili se volete andare anche voi a Parigi, e perciò mostrarvi anche il nostro itinerario completo, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Questo è tutto da Parigi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, ciao.